Ancora tanto spettacolo, nonostante uno schieramento non molto affollato nel secondo atto stagionale delle Mini Challenge 2015. Dopo l'esordio di Magione era attesa la conferma di Ivan Tramontozzi. Il pilota laziale, dopo aver centrato la pole position, però, ha dovuto fare i conti con le bizze della sua Mini Cooper S nella prima gara sulle colline toscane. E ad approfittarne è stato Tobia Zarpellon, bravo ad emergere nella battaglia serrata che si è scatenata per le posizioni di testa. Con lui sul podio toscano sono saliti Alessandro Sebasti Scalera e Davide Amaduzzi, che hanno avuto la meglio su Diego Mercurio, tutti dietro alla safety car, entrata in pista a pochi giri dal termine per il contatto tra Luca Rangoni e Marco Cencetti, anche loro in bagarre per le posizioni di testa. Per Cencetti la gara è terminata nella sabbia della prima curva del Mugello, mentre per l'esperto Rangoni sono arrivati 25 secondi di penalità che l'hanno relegato in settima posizione. Lunedì eravamo ancora con la macchina completamente stradale, e abbiamo lavorato tutta la settimana per finirla e per riuscire ad arrivare qua a correre. Ringrazio tutto il team perché ha fatto un lavoro mega, siamo riusciti a tirare fuori una macchina al top e con un ottimo risultato. Sebbene la mia prima gara, la prima volta che giro il Mugello, diciamo che più che bene. Noi abbiamo avuto un inizio weekend in difficoltà con un problema al cambio, risolto, gara 1, macchina eccezionale. Veramente imbattibile, performance, guida, per me è stata impeccabile. Sono partito terzo, al primo giro ero primo, passando Rangoni, passando Tramontozzi, quindi i piloti top del campionato. Mi sarebbe piaciuto arrivare primo, perché quello è l'obiettivo di tutte le mie gare. Moralmente ci sono arrivato, sono felice del mio team e di tutti quanti come mi hanno aiutato per avere il massimo della prestazione. Grazie. Nella seconda gara a solo di Ivan Tramontozzi che dopo la battuta d'arresto di gara 1 tornava a dominare in lungo e in largo sul tracciato toscano. Subito al comando il laziale non si faceva nemmeno impensierire dagli avversari, prendendo il largo e iniziando una cavalcata trionfale conclusasi solo dopo la bandiera a scacchi. Alle sue spalle lotta aperta tra Zarpellon e Mercurio, con il primo che riusciva a tenere la seconda posizione sino al traguardo e Mercurio che si doveva accontentare del terzo gradino del podio. Ai piedi del podio giungeva Maurizio Losi davanti a Gianluca Calcagni e alla lady del campionato Stefania Grassetto. Sono contento per questa vittoria in gara 2, venivo da una gara 1 un po' sfortunata a causa di un problema al motore. E la mia squadra è stata brava a ripristinare la vettura al meglio e sono partito bene, un po' di giri veloci all'inizio e ho ottenuto il margine necessario per concludere la gara in sicurezza. Ringrazio tutta la squadra e spero di continuare così per il campionato. Dopo il secondo round è ancora Ivan Tramontozzi a guidare la classifica con 71 punti, 30 in più rispetto al suo diretto inseguitore Mercurio che comanda un gruppetto agguerrito formato da Calcagni, Sebasti Scalera, Luca Gori e Tobia Zarpellon. Prossimo appuntamento con il Mini Challenge 2015 in programma per il 12 di settembre a Vallelunga.